Non è un'intervista a una squadra di calcio, perché abbiamo una schiera così artistica. Facciamo anche un applauso, ragazzi. Il bollo l'avete fatto, se no, va bene. Allora, Manno introduce, perché abbiamo veramente la massima espressione dell'ACI, della parte artistica, insomma. Introduci i tuoi amici. Allora, qui abbiamo veramente la parte alta del panettone, dei critici, direi, di altissimo livello, delle persone che rappresentano delle testate fondamentali, e soprattutto incominciamo dal padrone di casa. Allora, noi siamo abituati a pensare all'ACI come colui che ti viene a soccorrere con le auto, quello che paghi il bollo. Invece il nostro Ungaretti fa arte. Come mai? Beh, devo dire che noi non rinneghiamo la nostra funzione di servizio pubblico ai cittadini per tutte le necessità che possono occorrere lungo la strada e nella circolazione. Però effettivamente siamo convinti sostenitori della bontà di questa idea dell'arte coniugata all'automobile. E da tempo vaticiniamo questa iniziativa, l'abbiamo propiziata, la stiamo sostenendo. Il connubio arte e automobile ha delle tradizioni molto risalenti e prestigiosissime. L'intento dell'Automobile Club Torino è quello di creare nuova produzione artistica su questo tema. E per questo abbiamo anche lanciato il premio Auto Picta, credo che la denominazione si descriva da sola, che intende favorire ancora la produzione di nuove opere d'arte su questo tema. Direi che sono venuti in soccorso dell'arte, ecco, questo va bene. Perfetto. Allora, guarda che bel uomo con questa barbetta così, Dà l'aria di una persona che ha studiato, secondo me. Colta sul fatto. E addirittura è professore, tu pensa. È professor Massara, che è uno dei due grandi anime come critico di questa manifestazione. Allora, un successo, quella toccata? Ma direi che questa terza edizione è davvero un successo, intanto perché l'ACI ci ha offerto una sede nuova, espositiva, e quindi molto ben sistemate le opere, e poi perché hanno risposto al nostro appello moltissimi soci ACI che dipingono, anche pittori di qualità, e abbiamo una mostra articolata in due maniere: da una parte chi ama il discorso dell'automobile, e partiamo addirittura da uno spazzaneve, visto che in questi giorni di neve ne abbiamo avuta non poca, e poi vecchie automobili, rally, automobili da corsa con i numeri, oppure l'automobile può servire per andare lontano, per girare per la città, e quindi c'è un bel paesaggio urbano, c'è Torino sotto la neve, però serve anche per andare più lontano, per andare a Cipro, per esempio, lungo il Mediterraneo, oppure c'è un'opera composta da tante automobiline in maniera simpatica, disposte una dopo l'altra, rosse, che abbinano il discorso dell'arte con quello che è l'avvenimento. Perfetto, io pensavo che fossero i bambini che fossero tristi, che gli hanno rubato le macchinine, le hanno messe sull'opera d'arte. Angelo Mistrangelo, critico d'arte, anche lui qui a valutare queste persone così belle, così brave, un tuo giudizio. Non posso che non associarmi a quello che ha detto Gian Giorgio Massara poc'anzi. Abbiamo lavorato come commissione, come giuria, tutti insieme, con grande piacere. Abbiamo disputato anche i premi, di volta in volta abbiamo cercato di trovare quello che poteva più da vicino rispecchiare l'immagine, la fotografia, l'autopicta, come diceva il direttore prima. Insomma, è stato un lavoro d'equipe che abbiamo risolto, e speriamo questa sera di dare i premi con grande piacere a tutti quanti. E colgo l'occasione di ringraziare tutti i partecipanti al premio, tutti quanti. Ermanno, no? Lui si distrae. Io mi distrago con un pubblico così bello, guarda che veramente non... Allora, diamo la linea alla regia. Se ti tocca pubblicità. Andiamo, no? Non c'è la pubblicità, non ma la linea alla regia, va bene lo stesso. A dopo.